Si è svolto ieri presso l'aula consigliare del comune di Auletta l'incontro organizzato dal comune e dal comitato di quartiere Mattina Tufariello per discutere delle eventuali azioni da intraprendere in merito alle attuali condizioni della ex strada statale 19 Ter e sui motivi del ritardo dei lavori di messa in sicurezza dell'arteria stradale con fondi ANAS Provincia. Erano presenti all'incontro i sindaci dei comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Pertosa e Salvitelle, oltre ai rappresentanti del comitato di quartiere Mattina Tufariello di Auletta e il presidente dell'associazione Life Follus Daniele Campanelli. Una riunione che si somma alle tante altre che si sono svolte in passato al fine di richiedere una maggiore salvaguardia e un maggiore interessamento da parte delle istituzioni nei confronti di una strada di fondamentale importanza e un percorso alternativo sia della 3 Salerno-Reggio Calabria che del raccordo Sicignano-Potenza. Le ormai risapute condizioni di sicurezza della ex strada statale 19 Ter, manto stradale sconnesso, barriere di protezione assenti o insufficienti, segnaletica verticale ed orizzontale spesso carente, hanno spinto i sindaci dei comuni interessati e il comitato ad intraprendere subito azioni concrete. Intanto l'ANAS ha sottoscritto la convenzione con la provincia di Salerno per dar corso alle attività di progettazione e alle procedure di gara dell'intervento di messa in sicurezza dell'arteria. I primi cittadini dei comuni attraversati dalla strada in questione hanno richiesto un incontro urgente con il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci per proporre una riclassificazione della strada e per richiedere ulteriori finanziamenti per la messa in sicurezza dell'intero tratto della strada che va da Buccino a Polla. L'intervento previsto, fanno sapere dal direttivo del comitato, trova copertura solamente dalla somma stanziata dall'ANAS, pari a 1,5 milioni di euro. La provincia attualmente non contribuirà a coprire la propria quota, in quanto nella delibera di giunta del marzo scorso, nell'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'ANAS, la provincia si è impegnata a richiedere successivamente alla Regione Campania fondi da destinare ad un secondo stralcio. Della questione sarà informato anche il Ministero delle Infrastrutture. È stato superato ogni limite, affermano i componenti del Comitato Mattina Tufariello. La ex strada statale 19 Ter attualmente versa in condizioni pietose e chiediamo interventi immediati per la sicurezza degli automobilisti che la percorrono e per i residenti.